a pochi giorni dal 22 novembre, ricorrenza del decreto salvabanche che l'Associazione Vittime del Salvabanche e l'Associazione Amici di Banca Etruria hanno preso in mano carta e penna per scrivere al Presidente del Consiglio Matteo Renzi. La richiesta è forte e chiara, poterlo incontrare il 22 novembre a Roma, giorno in cui, a un anno esatto dal decreto, le vittime del salvabanche scenderanno in piazza davanti alla sede nazionale di Banca d'Italia. Dopo tutto questo tempo, in realtà le promesse non sono state mantenute, ma non sono state neanche mantenute le promesse che muovevano, diciamo così, la bontà, almeno a seconda del Premier, di questo decreto, cioè che comunque era un decreto che salvava quattro banche e salvava i suoi dipendenti. Ecco, a distanza di un anno, con la vendita problematica che sta dietro a queste banche, ci stiamo sempre più rendendo conto che alla fine questo decreto ha fallito in tutto e per tutto. Non solo ha azzerato i risparmiatori, ma poi non ha portato benefici neppure alle banche, men che meno ai lavoratori che si apprestano a vedere un futuro, diciamo così, incerto, perché si parla di UBI, si parla di vendita simbolica addirittura a un euro, e quindi sicuramente la cosa si è manifestata per quello che è. L'altra, diciamo, promessa non mantenuta, appunto, non sono neppure usciti i decreti che disciplinerebbero quello che è il rimborso per la stragrande maggioranza dei risparmiatori, perché con il rimborso forfettario avrebbero potuto accedere solo 4.000 di 140.000, e gli altri, molti, è vero, azionisti esclusi, obbligazionisti del secondario, e anche solo perché avevano firmato più tardi del 14 esclusi, ma tutti gli altri avrebbero potuto accedere all'arbitrato, gli arbitrati non escono, e c'è proprio segnali di una prossima uscita.